Rising Team. Esistono momenti nei quali si rimpiange la bellezza dell'Italia, quella del secondo dopoguerra, quella che anche grazie ad una forte industrializzazione del nord riuscì a valorizzare la fatica, il talento e la forza di volontà di tutta la nostra nazione. Ma la nostra bellezza continua a risiedere nel connubio tra l'incanto paesaggistico proprio di qualunque nostra latitudine e la stupenda passione delle persone. E questo è esattamente quanto accaduto il 2-3 giugno scorsi a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. In questa seconda edizione di Ciao a Tutti, organizzata dallo staff del Club Giffoni Autostoriche, presieduto da Giuseppe Russo Mando, con la direzione artistica dell'istrionico Mariano Fortunato, è avvenuto qualcosa di straordinario. Il tema delle due ruote italiane, degli Ciao, delle Vespa, delle Lambretta, anni 60, 70, 80, non solo è stato perfettamente interpretato, ma ha rivelato in maniera spontanea ed entusiastica il sentimento per quella divertentissima ed accessibile mobilità individuale, fatta di piccoli ciclomotori che creavano il desiderio di stare insieme, di fare proprie le prime emozioni, l'ebbrezza di poter andare in uno sciame di motorini incontro alla spensieratezza, con i capelli al vento, della nostra migliore adolescenza. Molto accattivante e curata la presentazione dell'evento, tenutasi nello stupendo giardino Gubitosi, nel borgo di Curti, frazione alta di Giffoni Valle Piana. Nel corso dell'introduzione a Ciao a Tutti, i relatori hanno ripercorso pagine importanti dell'industria motoristica italiana, nei momenti fondamentali che hanno dato l'avvio della motorizzazione giovanile di massa, avvenuta proprio grazie ai ciclomotori, divenuti vero fenomeno di costume. Fra gli intervenuti, il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, l'onorevole Alfonso Andria, l'onorevole Franco Piccarone, l'assessore all'urbanistica del comune di Salerno, nonché appassionato vispista Mimmo De Maio, il presidente emerito del CAMEC Giacomo Roccatagliata, il dottor Gennaro Sparano, gli storici concessionari Piaggio di Salerno, Raffaele Tesauro e Antonio Vivone, il collezionista Francesco Boffa, autoricambi Boffa, e il giovane appassionato Vincenzo Paura. Ai nostri microfoni l'onorevole Alfonso Andria, il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e l'onorevole Franco Piccarone. Qui si coniugano bene, soprattutto per qualcuno di noi, per ragioni appunto di radici, questi due elementi, questo ricordo del passato vivificato da un'attività che ha anche una sua finalità dal punto di vista economico, dell'immagine, della promozione, e poi anche la realizzazione di un intervento in un luogo che va valorizzato, e questo è un luogo che già in passato, proprio ad opera della medesima associazione organizzatrice, ha trovato un momento di particolare esaltazione, perché con le auto d'epoca, con l'esposizione nei cortili, nei palazzi storici di Curti, di Giffoni Valle Piana e prima ancora a Giffoni, noi diciamo a Mercato, quindi nella piazza Mercato di Giffoni Valle Piana, ecco, ci sono stati momenti molto significativi e importanti, ma quest'anno anche a Salerno nel capoluogo, quindi c'è una espansione di questa iniziativa e c'è un bel pubblico che è sempre molto interessato, perché sollecitato da questa particolarità, da questa forma anche di curiosità culturale. Un tuffo nel passato, e poi devo dire che una manifestazione così importante attraverso la storia del Piaggio, e nello specifico questo stupendo ciclomotore Ciao, all'interno di questo scenario stupendo, di questo borgo di Curti, è una soddisfazione sicuramente per me come sindaco, per l'amministrazione comunale, per l'intera città di Giffoni, ma devo dire grazie all'associazione che con grande determinazione e tanta volontà riesce a fare iniziative importanti durante tutto l'arco dell'anno, e questa iniziativa ha un senso importante e soprattutto una sensibilità, diciamo, che accomuna un po' tutta la comunità giffonese, e quindi
Innanzitutto saluto la famiglia Bilotti e uno ciao a Francesca. Questa manifestazione si abbina bene a questo borgo che quando è allestita per la manifestazione poi rievoca i tempi andati e rievoca anche un passato che è denso di emozioni. In questo caso il gruppo che lavora a questa iniziativa fa delle cose bellissime, ha un parco auto storico straordinario. La serata di sabato 2 giugno si è poi conclusa con una cena di gala. Il mattino seguente, piazza Umberto I è stata invasa dai colori e l'allegria dei cinquantini. La romantica carovana si è mossa per raggiungere la chiesa di Santa Maria Vico, dove, dopo la Santa Messa, è avvenuta la benedizione dei 50 cc. Poi di nuovo in sella verso il cimitero per salutare e porgere un fiore a Francesca. Ciao a tutti, ha poi fatto ancora sosta a Curti per un aperitivo in piazza, prima di far tappa all'aria attrezzata Il Picchio ed infine concludersi con una piacevole serata full immersion nella musica anni 60-70-80. Da segnalare la presenza, fra gli altri, degli amici del Vintage Motor Club Lucania, giunti a bordo dei motorini agghindati in perfetto stile Peace and Love. Con loro il giornalista Giuseppe Fiorellini. Essere qui per un motivo non banale, ma in una cornice meravigliosa, rappresenta davvero il massimo. Poi questo gruppo di scalmanati lucani colora un po' la giornata e quindi credo che non stia poi del tutto male. Però volevo approfittare di un momento di serietà e di compiutezza di pensiero per dire che cose come queste devono crescere, perché non solo fanno bene a noi che le viviamo da dentro, ma perché sono volano di promozione per il territorio, servono a ricordare, come in questo caso, una persona cara che non c'è più, e servono per far conoscere tante persone uguali, non diverse, perché siamo qui perché ci anima la stessa passione, lo stesso motivo. Siamo cresciuti quest'anno del 50%, e il nostro club è nato 2 anni fa, siamo giovani. Sono orgoglioso che loro condividono le mie, le nostre idee, perché io e Giuseppe siamo forse le persone più adulte del gruppo. Ribadisco, sono orgoglioso di essere qua e magari faccio parlare uno di loro che sono... Vediamo le loro sensazioni che provano, come reagiscono. Filippo, guarderanno noi e vedranno magari il papà ogni weekend ubriaco perso e la mamma che butta il reggiseno in ogni concerto. Io sono questo avviso. Oggi ci sono i nostri figli che stanno a casa, domani saranno più grandi, ci guarderanno, è giusto che sia così, la vita va vissuta fino in fondo. Perché ci chiamiamo Cani Sciolti? Perché noi una volta, un tempo fa, eravamo nella villetta comunale di Picerno, nostro paese d'origine, davanti a Nicola o Tabacchino, dove compriamo sempre le nostre sigarette. Allora eravamo là, se non sbaglio c'era Rinaldo con il suo cagnolino e la cagnolina donna, se non sbaglio, era dell'amico Claudio. A un certo punto questo qua, senza pudore, senza vergogna, si è messo su, ha fatto che doveva fare. Io ho detto, io voglio essere come lui, voglio essere libero, voglio essere sciolto. Cani Sciolti. Grazie. Ciao a tutti. Di rilievo, fra le altre, la partecipazione di Michele Buonomo, segreteria nazionale Lega Ambiente. Il dato straordinario di oggi è questa allegria che prende i bambini, i ragazzi che pure hanno idea di cosa fossero quegli anni, ma anche i loro genitori e qualche nonno. Credo che questo sia il modello vincente, un paese coeso, che sappia sorridere, che sappia guardare con speranza anche nei momenti più bui, perché è questo l'antidoto. Dobbiamo stare insieme, insieme veniamo fuori dalle difficoltà, dobbiamo essere consapevoli che questo paese sa esprimere il meglio di sé attraverso la coesione sociale. Sempre perfetto il contributo della Polizia Municipale di Salerno, che ha condotto a Giffoni Valle Piana 2 moto d'epoca in servizio negli anni 50. Niente, c'è tanto sacrificio e abnegazione da parte di noi conduttori per quanto riguarda la manutenzione di queste moto e la soddisfazione di quando poi si realizzano queste cose. Tanto amore, noi spesso per tutte queste manifestazioni, noi comunque ci stiamo lavorando da venerdì per venire qua, onestamente, 2 giorni, pulirle, candele, olio, un po' di tutto. Questo.
Un ulteriore contributo al buon esito della manifestazione è pervenuto da Racing Team Motori Sport e da www.motoritalia.org, che hanno messo a disposizione dell'evento l'ultima nata in casa Citroën, la Space Tourer, e una Vespa 300 GTS Super Sport. Ma l'autentico successo di Ciao a Tutti è stato coinvolgere chi quegli anni li ha vissuti sulla propria pelle e le nuove generazioni che ne hanno assaporato solo i ricordi. Un magnifico evento, un successo costruito sulla voglia di stare insieme, divertirsi e mantenere vivo il ricordo di Francesca. Il commento finale spetta agli organizzatori e alle amiche di Francesca. Abbiamo lanciato un'idea bellissima che hanno apprezzato un poco tutti. Come tutti gli eventi che noi creiamo, voglio dire, proponiamo sempre non solo l'aspetto fine a se stesso dei motorini, ma abbiniamo sempre la cultura, il momento socio, storico, politico, e per far avvicinare sempre di più i giovani a questo evento, che è un evento fresco per i giovani, però è sempre difficile attrarre i giovani perché i giovani sono presi sempre da altri interessi e da altre cose, voglio dire. Quindi ho visto una grande presenza di giovani quest'anno e sono contento. E l'evento è cresciuto ancora di più, come diceva Peppe Russomanto, non solo come numero di presenza, ma di contenuti culturali, voglio dire. Abbiamo avuto giovani ieri che hanno rappresentato un po' la storia della pubblicità, della Piaggio, dell'Innocente e di tutto. I giovani, un giovane universitario di 22 anni che ha saputo ben rappresentare questo periodo storico dell'Italia. E poi abbiamo avuto, voglio dire, i veterani del motorismo italiano, non solo quattro ruote ma anche due ruote, Giacomo Roccatagliata, abbiamo avuto il presidente, voglio dire, il fondatore del club Camec. Sono persone che ci onorano, voglio dire, ci onorano ogni volta che noi proponiamo e creiamo eventi, perché i nostri eventi sono eventi culturali e cerchiamo sempre di coinvolgere i giovani che sono qui vicini a noi per dare, diciamo, questo testimone, e vogliamo che i prossimi eventi li faranno loro, voglio dire, con la nostra, diciamo, supervisione, ma solo una supervisione. Sono molto contento di essere affiancato da delle persone valide come loro, e che con la loro storia e con il loro vissuto ci possono accompagnare con la manina in questo mondo delle auto e moto d'epoca, che è un mondo bellissimo. E posso solo che dire grazie a loro, che mi riempiono le giornate e mi riempiono anche la vita di cose belle, che è un mondo che sto scoprendo da poco e mi piace tantissimo. Diciamo che è nato tutto questo, è nato, a parte la passione, questo evento è nato perché è dedicato a Francesca. Ciao a tutti, ciao Francesca. Di quello che è stato oggi non voglio dire niente, Marina, perché lascio alle immagini, perché bastano le immagini che tutti quelli che ve le vedranno si renderanno conto di quello che è stato l'evento e la partecipazione che è stata. Ciao a tutti, arrivederci all'anno prossimo. Chi è Francesca? Per voi, chissà, per sempre Francesca, per voi. Quello che la rappresenti meglio, che ci aiuti meglio a commemorare, a ricordarla, sia tutto questo intorno. Nel senso, i colori, la gioia, la felicità, la spensieratezza, l'amore, l'unione della sua famiglia, dei ragazzi. Questo è quello che la rappresenta, che l'ha rappresentata e che la rappresenta ancora. Sicuramente Francesca era un vulcano, ognuna di noi la ricorda come una ragazza piena di energia e dalle mille sfumature di colori, così come i Ciao e tutti gli altri mezzi anni 70 oggi ci ricordano con i loro colori gioiosi e briosi. Francesca era così e noi la portiamo sempre nel cuore in maniera allegra, felice, ricordandola sempre con il suo grande sorriso. Francesca era il rosso dell'amore, il verde della speranza, il giallo della felicità. Io e lei siamo entrate spesso in contrasto, ma questo proprio sottolineava i nostri caratteri forti e il nostro volerci così tanto bene. Francesca è entrata poco nella mia vita, ma quel poco è stato proprio un vulcano, ecco, era la gioia in persona. Racing Team.